segnato dallo scontro con il Partito Popolare Europeo l'esordio di Renzi a Strasburgo. Il Premier, nel discorso di apertura del semestre di presidenza italiana, ha invocato un cambio di passo invitando a puntare sulla crescita, ma il tedesco Manfred Weber ha ribadito la linea del rigore sottolineando che i debiti non creano futuro, lo distruggono. Dura la replica di Renzi: se qualcuno immagina di venire a fare lezione all'Italia ha sbagliato posto. Due incontri decisivi oggi per accelerare sulle riforme. Il Premier vedrà Silvio Berlusconi per un faccia a faccia da cui ci si aspetta un via libera definitivo, che Berlusconi dovrebbe poi blindare nella riunione con i gruppi parlamentari di Forza Italia. Quindi Renzi incontrerà ancora una volta i grillini. Le regole si scrivono insieme, avverte il Premier, deciso comunque ad andare avanti sull'asse con Forza Italia e Lega. Nuovi orrori e tensione altissima in Medio Oriente. Un ragazzo palestinese di 17 anni è stato sequestrato e ucciso. Il premier israeliano Netanyahu ha condannato lo spregevole omicidio, ma la miccia resta accesa e i palestinesi pensano a una ritorsione dopo l'uccisione dei tre seminaristi ebrei in Cisgiordania. Ad alimentare l'escalation di violenza e i continui proclami di Hamas, che giura vendetta contro Israele. L'ex presidente francese Sarkozy, indagato per corruzione, va in televisione e attacca la magistratura. Una parte del sistema giudiziario francese viene utilizzato per scopi politici. Nel tentativo di distruggermi, ha incalzato Sarkozy, che ha alluso a interferenze del governo e non ha affatto escluso un suo ritorno in politica tra la fine di agosto e l'inizio di settembre. Buongiorno a tutti dal telegiornale della 7. Dunque, il semestre italiano non sarà certamente una passeggiata di salute, lo si è capito ieri, perché dopo il discorso inaugurale di Renzi c'è stata questa dura replica del capogruppo tedesco del Partito Popolare Europeo. Lo scontro è quello di sempre: flessibilità contro rigore, nord del continente contro sud del continente. Non accetto lezioni da nessuno, la durissima controreplica di Renzi, che in precedenza aveva detto non c'è Europa senza crescita. Cioè, l'idea che noi andiamo in Europa a farci fare le lezioncine è anche basta adesso. Quindi noi siamo andati, abbiamo detto le nostre cose, noi le regole le rispettiamo, perché l'ultima volta che l'Italia aveva presieduto il semestre europeo la Germania aveva sforato le regole. Si chiude ieri sera nello studio di Bruno Vespa la giornata campale del Premier Renzi. La polemica era iniziata nel pomeriggio a Strasburgo, dove il Premier si era presentato per il discorso inaugurale del semestre di presidenza italiana dell'Europarlamento. Intervento criticato dagli europarlamentari 5 Stelle e della Lega, ma il botta e risposta è soprattutto con il capogruppo tedesco del Partito Popolare Weber, che sostiene con toni inappellabili la richiesta di rigore contro la flessibilità chiesta invece da Renzi. Diciamo no alla maestrina che prova a darci le bacchettate sulle dita, insiste Renzi da Vespa. Frase che potrebbe essere fraintesa: l'obiettivo sembra la Merkel. Non è così, spiega, pronto a far valere i punti di incontro trovati nel recente colloquio con la cancelliera. Per me vale la stretta di mano che ci siamo dati, prova a chiudere il caso. Per Renzi non c'è nessuno scontro Italia-Germania, anche perché l'Italia non chiede sconti ed anzi ha le forze per sostenere il suo debito pubblico. All'Europa diamo più soldi di quanti ne riceviamo, abbiamo salvato la Grecia ed anche le banche che avevano investito in quel paese, prova il contropiede. Banche italiane che ora devono mettere i soldi a disposizione delle aziende, solo così riparte il paese. Le parole del Premier, che sui consumi bloccati, nonostante i primi 80 euro in busta paga, respinge le critiche. Aumenteranno i consumi nei prossimi mesi, prematuro fare adesso il bilancio. Non faccio false promesse, la tassa sulla casa rimane, aggiunge. Respinta invece l'accusa di non aver posto in Europa il caso dei Marò. Vicenda complicata, quella non era la sede adatta, dice Renzi, che invece rivendica l'operazione Mare Nostrum. Andrà avanti per salvare più vite possibili, dice. Il flusso deve essere fermato all'origine. Parleremo con il nuovo governo libico, ma l'indifferenza dell'Europa è indegna, attacca ancora. Sulla nomina dei commissari, Renzi conferma la candidatura della Mogherini, ma la vicenda è bloccata, precisa il Premier. Lo stop alla flessibilità di Germania ed Olanda sembrerebbe addirittura rimettere in discussione anche la nomina del popolare Juncker, appoggiata anche dai socialisti, alla guida della Commissione. Il 16 luglio è in programma il voto sul presidente designato. Juncker era a favore degli eurobond. Non lo voto perché lo conosco, ma se c'è un documento condiviso, avverte Renzi.
Insomma, molti problemi in Europa, ma torniamo alla politica italiana, perché oggi è una giornata caldissima sul fronte delle riforme istituzionali. Renzi incontra prima Berlusconi per sigillare, per blindare l'accordo sul tutto il pacchetto delle riforme. Poi il Premier vedrà anche 5 Stelle, in quel caso si parlerà soprattutto di legge elettorale. Giornata cruciale per Matteo Renzi, il cammino delle riforme è giunto al suo ultimo miglio. Oggi infatti il Premier incontrerà sia Berlusconi che il Movimento 5 Stelle e Forza Italia terrà l'assemblea dei gruppi parlamentari, al cui centro sarà la questione della non elettività del futuro Senato, contestata da una pattuglia di senatori capeggiati da Minzolini, ma nella quale Berlusconi sostanzialmente blinderà i suoi al patto del Nazareno. Ho fatto un accordo con Renzi e intendo mantenerlo, avrebbe detto ieri in un vertice a Palazzo Grazioli con i dirigenti forzisti. E d'altra parte Renzi, intervenuto in serata Porta a Porta, ha confermato: Berlusconi finora ha mantenuto tutti gli impegni presi. Con i grillini Renzi invece è in stand by, il sistema elettorale che hanno proposto non sta in piedi perché è l'unico sistema in cui chi vince non governa. Massima disponibilità ad incontrare Grillo, precisa il vice segretario Guerini, ma aspettiamo una risposta pubblica ai 10 punti illustrati da Renzi sul tema della legge elettorale. A Berlusconi, spiega Renzi, il ballottaggio non è mai piaciuto, ma l'ho accettato, come a me non sono mai piaciuti altri aspetti dell'Italicum che ho accettato. Il patto tra maggioranza, Forza Italia e Lega dunque tiene in Commissione Affari Costituzionali, dove oggi proseguiranno le votazioni. Ieri è stato respinto un emendamento della fronda del PD capeggiata da Vannino Chiti, che puntava a ripristinare l'attuale bicameralismo, mentre è stato approvato un emendamento dei relatori Finocchiaro e Calderoli che prevede che il Senato abbia competenze legislative solo sulle leggi costituzionali e sulle materie comuni a Stato e Regioni. Sul tema dell'immunità invece il ministro Boschi a precisare che se ne tornerà a parlare quando le riforme arriveranno in aula la prossima settimana. Ed è Matteo Renzi a ribadire, dopo il suo discorso di apertura del semestre di presidenza italiano in Europa, i 1000 giorni delle riforme partono il 1° settembre e su quel programma ma ci giochiamo gli spazi di flessibilità, vogliamo essere autorizzati a sfruttarla tutta. In Europa non siamo l'ultima ruota del carro, ma tra i 6 paesi fondatori occorre e occorrerà decisione nel fare le riforme. Per farlo abbiamo avuto i voti che non sono mai troppi, ma sono stati ottimi e abbondanti. Ma ora vediamo cosa sta avvenendo in Medio Oriente, dove la situazione sembra davvero precipitare. Ieri è stato rapito e barbaramente ucciso un ragazzino arabo vicino Gerusalemme, probabilmente una rappresaglia dopo l'uccisione dei 3 ragazzi ebrei vicino Hebron, e a Gerusalemme è già rivolta. Si chiamava Mohammed Aboukdeir, aveva 17 anni, è stato rapito all'alba di ieri a Gerusalemme Est mentre andava verso la moschea e il suo corpo è stato ritrovato senza vita, carbonizzato in un parco nella parte occidentale della città. Per ora, né il nome dei o del colpevole di un delitto così efferato né il movente sono certi. La sensazione però è che Mohammed potrebbe essere stata la vittima scelta per vendicare la morte dei 3 seminaristi ebrei uccisi in Cisgiordania. Un'ipotesi del genere non poteva non scatenare un nuovo scontro diplomatico tra l'autorità nazionale palestinese e Israele, questa volta però a parti invertite rispetto a quanto avvenuto nei giorni scorsi. Il presidente dell'ANP Abu Mazen ha infatti chiesto immediatamente la condanna del crimine da parte del governo israeliano e il premier Netanyahu ha definito la morte del giovane palestinese un crimine abominevole, un assassinio condannato fermamente anche dalle famiglie dei 3 ragazzi israeliani uccisi a Hebron. Non c'è differenza tra il sangue arabo e quello israeliano, hanno scritto in un comunicato i parenti di Naftali Frankel. Ora sta l'inchiesta ordinata al ministro Aaronovich fare luce sulle cause e sulle circostanze della morte del ragazzo palestinese e soprattutto capire se la molla che ha portato ad un crimine così efferato sia stata proprio la vendetta. Il sospetto che si tratti di una rappresaglia dei coloni comunque è forte e naturalmente, oltre allo scontro diplomatico, non poteva che far innalzare immediatamente la tensione, come dimostrano gli scontri tra polizia israeliana e manifestanti palestinesi proprio nei pressi del campo dove viveva il ragazzo ucciso. A fine giornata, nella sola Gerusalemme si contavano una 70ina di feriti ed una 50ina di arresti.
Una vicenda che ha suscitato anche la reazione della comunità internazionale. Il segretario di Stato statunitense John Kerry ha dichiarato che questi atti di vendetta destabilizzano una situazione già esplosiva e il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, ha chiesto che i responsabili di questo atto spregevole vengano assicurati alla giustizia. Ma la miccia resta accesa e l'escalation è alimentata anche dalle minacce di Hamas, ritenuta dal governo di Tel Aviv responsabile dell'uccisione dei 3 ragazzi rapiti il 12 giugno scorso. Israele pagherà il prezzo dei suoi crimini, ha proclamato l'organizzazione integralista. Intanto in Francia, accusato di corruzione, Sarkozy non ci sta e controattacca in diretta televisiva e accusa i giudici di volerlo umiliare. Contro di me accuse grottesche, dice, evocando anche la giustizia ad orologeria e non escludendo comunque un suo ritorno in politica in autunno. Amo appassionatamente il mio paese e non mi scoraggio, come dire, il mio ritorno in politica non l'escludo. Parlando in TV ieri sera, Nicolas Sarkozy ha rotto il silenzio che durava dalla clamorosa convocazione di martedì in commissariato, dove è restato per ben 24 ore in stato di fermo. Sono scioccato e umiliato da magistrati che hanno voluto colpirmi con una vera e propria strumentalizzazione. Insomma, il teorema della giustizia ad orologeria è entrato in azione per impedire il suo ritorno sulla scena in vista delle presidenziali del 2017. La linea di difesa è quella annunciata fin da subito dall'UMP, il partito dell'ex presidente francese, ripetuta anche dalla famiglia. Per loro è inequivocabile l'accanimento della giustizia contro il predecessore di François Hollande, finito nel registro degli indagati per corruzione in atti giudiziari, violazione del segreto istruttorio e traffico di influenza. Reati commessi, secondo gli inquirenti, per cercare di carpire notizie riservate sul processo a carico di Sarkozy per lo scandalo Bettencourt legato a finanziamenti illeciti. Accuse che Sarko ha definito grottesche, ma che restano pesantissime. Tra i procedimenti giudiziari sul capo di Nicolas Sarkozy, lo scandalo Caraci dei fondi neri in una campagna elettorale del 1995, i sondaggi dell'Eliseo commissionati senza appalto, il caso del miliardario Tapi favorito ai danni della banca Crédit Lyonnais, l'ingombrante ombra dei milioni libici di Gheddafi per la sua campagna elettorale, poi le vicende più recenti connesse alla corruzione di giudici per ottenere informazioni sui processi. Non ho nulla da rimproverare, mi ha detto, e invece da mesi vengo intercettato anche nelle mie conversazioni telefoniche più private, un'accusa rivolta alle due magistrate che guidano l'inchiesta, Claire Thépaut e Patricia Simon, ma non bisogna confondere una piccola minoranza militante con l'insieme dei magistrati, ha concluso l'ex presidente francese. E sono cose di cui in Italia si è parlato spesso e volentieri. Torniamo per l'appunto nel nostro paese, perché quella dei migranti è una tragedia davvero senza fine. Dopo i 45 cadaveri ritrovati nella stiva del peschereccio, ora sembra pressoché certo il naufragio di un gommone con oltre 70 dispersi, sempre nel canale di Sicilia. 70 morti in fondo al mare, l'immigrazione è una tragedia senza fine nel canale di Sicilia. Un gommone è naufragato portandosi dietro quasi tutte le persone che erano a bordo. Si sono salvati solo in 27, soccorsi da un mercantile di passaggio e affidati alla nave militare Orione che li ha sbarcati a Catania. A denunciare l'accaduto è stato l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati che ha raccolto i racconti dei sopravvissuti. Sono scattate le verifiche disposte dalla magistratura che sta incrociando le testimonianze per costruire cosa sia accaduto in alto mare. Il gommone usurato è partito dalla Libia stracolmo, più di 100 passeggeri a bordo, pigiati gli uni contro gli altri in pochi metri. Forse il timone è stato affidato ad un passeggero, come spesso accade per le piccole imbarcazioni. Così ha affrontato il mare aperto, ma il carico eccessivo probabilmente ha causato il naufragio. Intanto si è chiusa a Pozzallo nel Ragusano la triste conta delle vittime del peschereccio, dove erano stipate 611 persone. Dalla stiva sono stati estratti 45 cadaveri, erano avvinghiati gli uni agli altri, sono stati recuperati con fatica uno ad uno, sono tutti uomini dell'Africa centrale, sono morti per asfissia e schiacciamento. Nella notte sono stati arrestati anche 2 scafisti, un senegalese e un gambiano. Questa volta tanti migranti hanno vinto la paura di ritorsione e li hanno denunciati. Sono furiosi per come sono stati trattati a bordo, tenuti senza acqua né cibo, ammassati ed esasperati hanno finito per rivoltarsi gli uni contro gli altri. Ci sono stati diversi momenti di tensione. Sembra che un africano abbia anche infastidito una donna siriana causando una lite. Intanto nella stiva 45 migranti morivano soffocati da gas di scarico del motore.
Stretta finale tra Alitalia ed Etihad, da martedì ci sarà la trattativa ad oltranza con i sindacati per sciogliere il nodo esuberi, che lo ricordiamo sono 2250, quindi moltissimi. Intanto è stato proclamato dai piloti e dagli assistenti di volo uno sciopero per il 20 di luglio. Il matrimonio tra Etihad e Alitalia si dovrebbe concludere entro fine mese, almeno questo è quello che vogliono gli arabi, che in tutti i modi stanno premendo per chiudere entro fine luglio. Decisivo sarà quindi il negoziato che si apre martedì prossimo, l'8 luglio, tra governo, aziende e sindacati per cercare di sciogliere il problema degli esuberi, uno dei punti su cui Etihad non transige. Ridurre il costo del lavoro è una condizione irrinunciabile per la compagnia degli Emirati, per concludere la trattativa. Proprio gli esuberi sono stati al centro del tavolo di ieri tra esecutivo e rappresentanti dei lavoratori. In ballo ci sono infatti 2251 esuberi. I sindacati stanno provando a ridurre il più possibile il numero dei lavoratori che verranno licenziati. Susana Camusso ha detto che per la CGIL il confronto ha la finalità di evitare ogni eccedenza di personale, mentre per il leader della CISL, Raffaele Bonanni, si sta cercando di ridurre il più possibile la quantità degli esuberi, fino a chiudere a 1500, almeno secondo le ultime indiscrezioni. Decisamente diversa l'opinione del ministro dei trasporti Maurizio Lupi, che ha ribadito che gli esuberi saranno proprio 2251. Si cercherà, ha detto Lupi, nell'ottica del minore impatto sociale, di ricollocare i lavoratori in esubero attraverso attività che possono tornare in Italia, ammortizzatori sociali e strumenti preposti, ma la situazione è ancora molto intricata. Senza l'ok dei sindacati, necessario per il via libera dell'accordo, salterebbe la rinegoziazione del debito. Senza la piena adesione del sindacato non siamo disposti a partecipare al finanziamento, avverte infatti il presidente del Consiglio di gestione di Intesa San Paolo, Gian Maria Gross Pietro. Infatti ieri i sindacati dei piloti e degli assistenti hanno proclamato uno sciopero di 24 ore per il 20 luglio per la mancata convocazione al tavolo negoziale. Insomma, Etihad l'ultimatum lo ha dato, ma ci sono ancora molte cose da limare prima che il matrimonio vada in porto. Ed ora una vicenda che preoccupava ma che pare essersi chiusa bene. Le armi chimiche, infatti siriane, hanno lasciato il porto di Gioia Tauro sulla nave statunitense, sono ora in alto mare dove verranno neutralizzate nelle prossime ore. Operazione riuscita, è stato eseguito nei tempi previsti il trasbordo delle armi chimiche siriane dalla nave Arc Futura a quella della Marina Militare Caprae nel porto calabrese di Gioia Tauro. La nave della Marina ha già lasciato la costa italiana ed ora è in acque internazionali dove dovranno iniziare le operazioni di neutralizzazione. Il trattamento dei gas durerà 60 giorni, le scorie verranno poi portate in Texas e in alcuni siti europei dove saranno trattate come rifiuti industriali per lo smaltimento definitivo. Le autorità USA hanno assicurato che nel corso del processo di smaltimento non verrà rilasciata nell'atmosfera o in mare alcuna sostanza pericolosa. L'operazione di trasbordo delle 600 tonnellate di agenti chimici ieri è durata solo 12 ore, senza incidenti e sotto gli occhi del mondo. Il direttore generale dell'OPAC alla fine ha ringraziato l'Italia e tutto lo staff coinvolto per aver offerto il porto di Gioia Tauro. Quello di Gioia Tauro è stata la scelta giusta, lo dimostrano la tranquillità, la professionalità e la tecnologia avanzata per cui l'Italia è all'avanguardia. Ha commentato il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti in una conferenza stampa alla Capitaneria di Porto. Un'operazione, ha aggiunto Galletti, che non è solo tecnica ma che riafferma il valore della sicurezza e della pace nel mondo. Siamo allo sport con i mondiali, domani scattano i quarti di finale, dunque si può fare, si può tracciare un primo mini bilancio. Ebbene, più che l'organizzazione di gioco a decidere sono alla fine sempre e soltanto i fuoriclasse, a maggior ragione proprio in questi mondiali. Un grande appassionato di calcio avrebbe detto: il giocatore di talento logora chi non ce l'ha. È la morale che si può trarre dopo la chiusura della seconda fase dei mondiali e in attesa di vedere i primi due quarti di finale. Ecco allora che Neymar e Messi, tanto per citare i più famosi, si sono rivelati in grado di risolvere i problemi delle loro squadre proprio poco prima del precipizio. Un motivo di interesse che aiuta a capire come mai sia ormai vicinissimo un nuovo record in fatto di ascolti televisivi, superiore ai 3 miliardi e 200 milioni di spettatori di 4 anni fa.
Ma la differenza per raggiungere il traguardo dei quarti l'hanno fatta anche James Rodriguez per la Colombia, Benzema per la Francia e Hazard per il Belgio. Giocatori reduci come anche l'olandese Sneijder da massacranti stagioni con i loro club, ma ancora in grado di tirare fuori dai loro repertori i pezzi di bravura fondamentali. Molto meno bene è andata ai numeri 9, i centravanti classici, quasi mai in grado di fare il loro mestiere, ovvero segnare gol. È invece un mondiale finora da incorniciare per i portieri, con il brasiliano Julio César assurto al ruolo di salvatore della patria dopo le sue parate contro il Cile. Ma tutto può cambiare fin dai prossimi giorni, perciò non deve stupire l'arrivo di una psicologa nel ritiro del Brasile. Sono le 7.48, noi ci fermiamo qui, fra poco il meteo con Paolo Sottocorona, poi c'è il dibattito di Omnibus con Manuela Ferri. Prossima edizione del telegiornale alle 13.30, potete seguirci anche sul nostro sito tgla7.it e su Twitter. Grazie a tutti per l'attenzione, buona giornata.